videogiocatori, un benvenuto da parte di Giorgia e Simon all'ultimo appuntamento del Drago d'Oro, il premio dedicato all'eccellenza del mondo videoludico in Italia. Idea promossa da AESVI, Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani. E finalmente siamo giunti al momento clou, alla serata di premiazione. C'è fermento, Simon, vero? Esatto, Giorgia, la serata si terrà il prossimo 16 aprile a Limelight di Milano. Presentatore d'eccezione sarà il conduttore radiofonico e televisivo Daniele Battaglia, che chiamerà sul palco i vincitori delle tante categorie in gara. Vero, perché oltre al premio assegnato al miglior videogioco dell'anno, le rimanenti 24 categorie sono suddivise tra artistiche, popolari e tecniche, e i premi assegnati da tre differenti giurie: tecnica, critica e popolare. E a proposito di giuria tecnica, questa vi riguarda molto, molto da vicino, vero Simon? Hai ragione, Giorgia. Questa settimana abbiamo con noi Gianluca Daniele e Salvatore Venusto, che insieme a Fraus si sono aggiudicati un posto nella giuria tecnica. Giorgina, vediamo perché si sono meritati questo onore. Ciao Gianluca! Ciao a tutti. Allora Gianluca, ce l'hai fatta, ti sei classificato al secondo posto. Cosa pensi di questa grande iniziativa promossa da AESVI? Come hai vissuto questa esperienza? Questa iniziativa per me è un qualcosa che va sviluppato e supportato, in quanto riesce a dare risalto al panorama videoludico italiano, andando così a lanciarci anche nell'ambiente nazionale e internazionale. La cosa più importante in questa iniziativa è il fatto che finalmente noi videogiocatori italiani non avremo più un semplice ruolo di spettatori passivi, ma finalmente riusciamo a dare un contributo reale e concreto a quello che è l'ambiente che noi amiamo. Per, diciamo così, questa esperienza io l'ho vissuta in modo molto significativo, in quanto mi ha dato la possibilità di andarmi a relazionare con quello che è il mondo che io amo, ovvero il mondo dei videogiochi, che non è soltanto una semplice passione, ma cerca di essere un vero e proprio obiettivo di lavoro per me. E per questo motivo voglio ringraziare il Drago d'Oro che mi ha dato appunto questa possibilità. Gianluca, dici, che cosa fa di te un ottimo giurato? Credo di essere un giurato perfetto per il fatto che quando gioco a un videogioco tendo a non guardare soltanto quello che è l'aspetto superficiale del titolo, ma mi piace andare ad analizzare anche quelli che sono gli aspetti secondari del titolo, quelli che vengono spesso messi in secondo piano dalla grande parte del pubblico. Tramite questa analisi che io faccio riesco spesso ad arrivare comunque ad un parere obiettivo a quello che è il titolo, su quello che è il titolo che ho giocato, anche se come videogiocatore so che non è facile dare comunque un giudizio obiettivo, in quanto ogni giocatore prova emozioni diverse quando diciamo così gioca comunque a un titolo, e quindi spesso e volentieri è difficile trovare un giudizio tra virgolette universale che riesca ad accontentare tutti i giocatori. Grazie Gianluca! E passiamo ora al terzo classificato, un altro esperto videogiocatore, Salvatore Venusto. Ciao Salvatore! Benvenuto! Ciao a tutti! Allora Salvatore, ti aspettavi di entrare a far parte della giuria tecnica del Drago d'Oro? Raccontaci come hai vissuto questa esperienza e cosa ha significato per te. Sì, in realtà non mi aspettavo di riuscire a classificarmi terzo e di arrivare al podio, né di aggiudicarmi il premio, cioè la partecipazione alla serata di premiazione del 16 aprile. In effetti la cosa è cominciata un po' per gioco, quindi all'inizio non contemplavo affatto questa possibilità. Ho cominciato a sperarci in effetti solo gli ultimi 10 giorni di concorso, in cui ho realizzato che effettivamente potevo raggiungere il terzo posto con un'altra manciata di voti. È stata molto divertente come esperienza fino adesso. Mi sono molto divertito a raccogliere i voti e a pubblicizzare la mia candidatura, così come il premio Drago d'Oro, sui vari social network. E spero sinceramente che l'esperienza raggiunga il suo apice, che abbia il suo coronamento nella serata del 16 aprile, del prossimo 16 aprile. E quindi Salvatore, la domanda anche per te è di rito: che cosa fa di te un ottimo giurato? Beh, direi che senza ombra di dubbio la cosa più importante per essere un buon giurato sia l'esperienza. Per quanto mi riguarda, ho cominciato a videogiocare alla fine degli anni 80. Ho giocato a davvero tantissimi giochi su tantissime piattaforme di gioco diverse. Ho visto, diciamo in prima persona, ho visto sulla mia pelle gran parte delle rivoluzioni che hanno sconvolto il mercato videoludico. Insomma, ne ho viste e giocate di tutti i colori. E direi che questo, insieme al fatto di essere una persona relativamente oggettiva, o almeno così dicono le persone che mi conoscono, faccia di me un ottimo giurato, una persona in grado di
emettere dei giudizi oggettivi. E alla domanda perché ti piacciono tanto i videogiochi, cosa rispondi? Questa è una bella domanda. Sicuramente da bambino sono stato attirato dai videogiochi essenzialmente per la loro interattività e il fatto di essere una forma di intrattenimento un po' più attiva rispetto alle solite, come per esempio la TV o il cinema, è una cosa che esercita un certo fascino, soprattutto per un bambino. Adesso che sono un po' più grandicello, diciamo così, la cosa che più mi affascina dei videogiochi è la loro capacità di raccontare delle storie che sono davvero magnifiche a volte. E questa cosa in effetti per me, così come per molti appassionati, fornisce ai videogiochi di una dignità artistica, direi. E la cosa purtroppo non è spesso riconosciuta adeguatamente, soprattutto nel nostro paese. Quindi benvengano iniziative come quella dell'istituzione del Premio Drago d'Oro per colmare questa lacuna. Grazie Salvatore, grazie di essere stato con noi, ciao! Ebbene amici, dunque il prossimo 16 aprile a partire dalle ore 21 il Limelight di Milano aprirà le porte al grande pubblico per un eccezionale after show a cui potranno partecipare tutti gli appassionati di videogiochi che abbiano voglia di unirsi ai festeggiamenti a suon di musica. Esatto Giorgia, ci saranno anche un sacco di demonstration per provare i 12 giochi più premiati durante la serata e altre fantastiche sorprese. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso all'after show al Limelight, andate sul sito premiodragodoro.it. Amici, questa volta è davvero tutto. Giorgia e Simon vi salutano. Ciao. E che vinca il migliore!